Dopo due turni di stop forzato, il Campobasso torna in campo per affrontare il Giulianova nell'anticipo della 13ª giornata per recuperare un giorno in più in vista della partita di mercoledì a Genzano contro la Cinzia Albalonga. Gli abruzzesi invece scendono in campo sotto la guida di Leonardo Bitetto, che ha preso il posto dell'esonerato Del Grosso, che ha raccolto soltanto 5 punti in 10 giornate di campionato. Si gioca sotto una pioggia a tratti incessante, a porte chiuse, su un campo pesante. In settimana grande euforia nell'ambiente rosso-blu per l'arrivo a Campobasso del socio di minoranza Mark Rizzetta, direttamente dagli Stati Uniti, dove le sue fortune imprenditoriali sono ben note. La prima volta al completo, quindi anche la dirigenza rosso-blu al Selvapiana, Mario Gesue e Mark Rizzetta. I rosso-blu devono ritrovare il ritmo partita ad una certa quadratura di gioco e dopo 20 minuti di blackout si comincia a vedere qualcosa. In campo la squadra però dimostra di essere molto impacciata per addirittura anche 25 minuti e per fortuna dei lupi che il Giulianova è venuto al Selvapiana più per difendere che per cercare il bottino pieno. Dopo quindi ben 26 minuti di gioco si vede finalmente il Campobasso e Vitali al suo rientro dopo le squalifiche, che si invola sulla fascia destra, mette all'indietro il pallone per Esposito, che calcia però malamente alto. Non sarà una bellissima giornata per Esposito. Due minuti più tardi è sempre Esposito, dopo aver superato un paio di avversari, centra il bersaglio, ma sulla traiettoria c'è l'attaccante rosso-blu Cogliati, che tocca e alza il pallone proprio sopra la traversa. Alla 39esimo la prima vera ghiotta occasione per il Campobasso si inventa sempre sulla corsia di sinistra, ma sia Vitali che Bontà sulla ribattuta di Amadio non riescono a sbloccare il match. Prima dello scadere la squadra di Cudini in contropiede prova a sorprendere il Giulianova. C'è uno scambio veloce tra Brenci, Vitali e Brenci, ma Esposito non riesce a rifinire perché sul pallone si inserisce il difensore Ancinelli, che salva quindi anche la propria porta. Si va al riposo su uno dei primi tempi che non rimarranno alla mente dei supporters rosso-blu. La ripresa si apre subito con il Campobasso che accelera le operazioni alla ricerca del gol e Cogliati scalda subito i guantoni di Amadio, che si rifugia in calcio d'angolo. All'ottavo è sempre il Campobasso che va più vicino al gol, si libera degli avversari Vitali, fa partire un siluro dalla distanza che prende in pieno il palo alla destra del portiere, che si era soltanto fermato a guardare la conclusione. Si affievolisce il forcing rosso-blu e bisogna attendere infatti la mezz'ora per vedere un'altra occasione limpida del Campobasso e degna anche di rilievo. Sullo 0-0 col Giulianova in piena situazione difensiva, però c'è anche una sorpresa: è Cudini che toglie incredibilmente l'attaccante del Campobasso Cogliati, se è vero non in giornata ma sempre il più pericoloso. Su palla inattiva è Sforzini, che nel frattempo ha preso il posto di Brenci a saltare più in alto di tutti, ma la sfera va a lato. Alla 34esimo il Campobasso va in rete con Bontà, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Su una punizione di Esposito calciata molto bene sul vertice di sinistra, Sforzini corregge per Bontà, ma si alza la bandierina e quindi è inutile il colpo di testa in rete del Campobasso. Al 39esimo è lo stesso Bontà ad avere la palla match, ma il pallone si alza sopra la traversa. Finisce 0-0, ancora una volta si evidenzia una brutta prestazione per il Campobasso, che ha davvero però l'attenuante di giocare in maniera spezzettata per i tanti rinvii che non danno continuità sia al gioco sia al fraseggio. Sta di fatto però che resta ancora inspiegabile la decisione dell'allenatore del
del Campobasso Cudini per aver tolto Cogliati in mezzo al campo. Dimostra ancora una volta l'allenatore rosso-blu di avere poca determinazione durante le partite in corso e sono diventate ormai una costante. C'è da dire anche la squadra necessita di rinforzi e forse sarebbe il caso in questi momenti di andare velocemente sul mercato. Per il Giulianova un punto tutto cuore, come accade spesso nel calcio, quando si cambia allenatore le squadre rispondono sempre in campo.